Ciao, bentornati. Tra pochissimi giorni ci sarà il Capodanno cinese, quindi Happy New Year! Non avete sentito male. Infatti quest'anno è bellissimo perché c'è questo, volendo si può fare questo gioco di parole. Infatti entrerà l'anno del bue, che in cinese si dice proprio Niou. E quindi tanti auguri a tutti i bufaletti. Tra l'altro anche me, perché sì, sono del segno del bue. Oggi infatti voglio cogliere l'occasione di parlarvi di questo segno zodiacale, ma se volete sapere tutto ciò che concerne il Capodanno cinese, cosa significano questi 12 segni zodiacali, vi consiglio di andare a vedere il video dedicato perché proprio parla di tutto ciò che c'è da sapere. Bene, comunque, volevo registrare questo video grazie all'ausilio di questo libro. È un libro vecchiotto, è del 1983, che ho trovato a casa dei miei nonni, e quando ho letto l'oroscopo cinese ho detto no vabbè, questo torna a casa con me. È un libro d'epoca praticamente, è molto carino, e vediamo un pochino che cosa ci dice questo libro sul bue. L'intelligenza del bue è profonda e può arrivare attraverso l'esperienza e il raziocinio fino alla saggezza. E questa è una dote che offre al nativo del segno ottime possibilità nel campo legislativo, giuridico e in tutte quelle attività che richiedono un ragionamento sano ed equilibrato. Il bue ha però sovente delle idee fisse che potrebbero allontanarlo alla vera meta. Spesso quando si mette in testa qualcosa non ci sono modi per distoglierlo, bisogna che egli stesso si renda conto che è un suo errore. Il bufalo è abituato a consigliare lui gli altri e crede perciò ciecamente nelle proprie opinioni. Esteriormente sembra calmo, sembra che nulla lo possa turbare, mentre interiormente è un passionale, un irrequieto, che quando viene contraddetto può far nascere un litigio per un nulla. Non mi ci sono tanto ritrovata, diciamo che nella descrizione del bue non mi ritrovo mai. E adesso voglio leggervi i vari abbinamenti dei segni e della loro affinità, quindi vediamo un pochino il bufalo con chi va d'accordo. Bufalo e topo hanno poco in comune, ma possono vivere ugualmente armoniosamente insieme, a condizione che il topo si adatti al bufalo. Il bufalo infatti ama il carattere vivace del topo, poiché è sovente piuttosto pigro e pacato, esercita un effetto positivo sull'irrequieto topo. Però, bufalo con bufalo. Entrambi sono realistici e posano bene i piedi per terra. La loro unione non sarà basata sulla passione, ma sulla fedeltà e sulla reciproca stima e fiducia. Potranno perciò superare brillantemente insieme anche i momenti più difficili. Adesso vediamo bufalo e tigre, ovvero io e mio marito. Vediamo, eh? Questi due segni sono troppo diversi l'uno dall'altro. Inoltre, entrambi hanno una personalità troppo forte, che vuole sopraffare l'altra. Il bufalo è molto tradizionalista e calmo. Devo dire, i miei capelli proprio trasmettono tradizione. La tigre è dinamica e ama la vita sociale. Ne dubito. Le reazioni del bufalo scatenano una grossa discussione che porta sovente alle divisioni. Meglio perciò che il bufalo e la tigre non si uniscano. No, non mi ci ritrovo per niente perché io e mio marito andiamo molto d'accordo. Se parliamo di astrologia occidentale, risulta secondo, no, l'astrologia un'unione perfetta. A quanto pare nell'oroscopo cinese no. Andiamo avanti con bufalo e lepre. Il carattere timido e affidabile della lepre accetta volentieri il bufalo che prenda le decisioni. È lui il più intelligente, il più attivo. La lepre si sottomette, perciò questa unione sta sotto una buona stella. Entrambi amano la pace, non conoscono l'invidia, e la lepre però deve evitare di brontolare sempre, anche se lo fa per abitudine, per temperamento, perché il bufalo potrebbe sentirsi irritato e desiderare logicamente di evitare persone che criticano troppo. Va bene, però insomma vanno d'accordo. Il bufalo e il drago. Questa è una delle migliori unioni, sia nella vita privata sia nel lavoro. Il drago ammira la calma e la saggezza del bufalo, però non lo dimostra mai. Il bufalo invece ammira la vivacità, l'intelligenza acuta del drago.
Bufalo e serpente. C'è una forte attrazione fisica tra questi due segni, però per il bufalo è molto difficile conquistare seriamente il serpente, che tende all'infedeltà. Ognuno deve lasciare l'altro piena libertà d'azione. Il serpente si sente accarezzato dall'amore del bufalo, ma se è troppo possessivo poi sfugge. Anzi no, fugge, ho letto male. Bufalo con cavallo. Il bufalo si sente attratto dalla vivacità del cavallo, che però non lo comprende. Questo incompreso. Il cavallo è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. La mente profonda ma lenta del bufalo riesce a seguire il cavallo e facilmente nasce tra di loro un amore-odio. Unione perciò sconsigliata. A me sembra, non so se conoscete un po' l'oroscopo, se vi divertite un po' a leggere gli oroscopi o magari ve li intendete, che so che qualcuno di voi, tra di voi c'è qualcuno che è proprio un grande appassionato di astrologia. Senti, io non sono mai stata capace di capirci qualcosa, però mi affascina molto chi se ne intende. Una cosa che sto notando è che il bufalo ha delle caratteristiche, almeno leggendo qui, simili più al toro rispetto al bufalo. Io sono pesci, nell'oroscopo occidentale sono pesci ascendente leone, mi ritrovo più nella lepre. Invece il bufalo così concreto lo vedo molto più simile a un toro. Andiamo avanti con la unione tra bufalo e pecora. È veramente difficile tra loro avere insieme una vita serena. Il bufalo non ha comprensione per il carattere romantico della pecora, essendo molto più terreno. Non comprende la vena sovente artistica della pecora. No, forse allora più che lepre, più pecora. Perché appunto il pesce è sempre caratterizzato da questo essere gentile, amante dell'arte. Continuiamo a leggere. Inoltre non ama le decisioni veloci che lei prende, perché desidera rimuginare tutto e vagliare bene prima di ogni cosa, sia i pro che i contro. Con queste diverse caratteristiche tra loro nascono facilmente discussioni e nervosismo. Te credo. Bufalo con scimmia. Da questa unione trae maggior vantaggio la scimmia, a cui piace la calma del bufalo, che si ripercuote positivamente sulla sua psiche. Invece al calmo bufalo disturba notevolmente il temperamento troppo vivace e troppo scherzoso della scimmia. Nel lavoro hanno poca possibilità di intesa, perché il loro modo di agire e di pensare è troppo diverso. Bufalo con gallo. È una coppia ideale. Al bufalo fa molto piacere che il suo gallo sia ammirato e sia al centro dell'attenzione, perché non è geloso e vanitoso come il partner e si diverte a constatare le piccole debolezze della persona amata. Hanno spesso molti interessi in comune, anche nel lavoro sono distribuiti giustamente ed ugualmente i compiti reciproci. Bufalo e cane. Sono capaci di adattarsi bene l'uno all'altro, all'inizio possono essere insoddisfatti e ogni tanto litigano, ma poi si comprendono subito. Si spalleggiano e sono entrambi disposti a qualunque sacrificio per il partner. Bravi, concordo. Il cane contraddice raramente il bufalo, ben sapendo che è il più forte e il bufalo è contento che il cane lo lasci fare. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto conoscere qualcosa di nuovo, perché magari non sapevate nulla dell'oroscopo cinese e magari, ecco, avete scoperto che magari siete proprio del bue e quest'anno, e anzi tra pochissimi giorni, festeggerete il vostro anno. Tra l'altro qui vi lascio un video che ho girato l'anno scorso durante la festa proprio del Capodanno cinese. Ero andata a Padova a trovare Valentina dell'Angolo del Focolare e abbiamo passato una splendida giornata insieme durante questa manifestazione nel centro città, con i dragoni, con la danza appunto dei draghi. È stata una giornata meravigliosa. Di coronavirus già se ne parlava, però era qualcosa di troppo lontano per noi e presumo che nessuno all'epoca pensava che potesse accadere una cosa del genere, e sono felice di essere andata, di essere partita, perché ho vissuto una bellissima giornata, ho rivisto Valentina, ho rivisto Padova, una città che non vedevo da tanto, e pensare che sia passato un anno, non lo so ragazzi, non so voi, ma a me sembra passato molto molto più tempo. È trascorso un anno, mamma mia, Quante cose sono cambiate, ma sono fiduciosa e sono convinta che prestissimo torneremo alla normalità, almeno ce lo dobbiamo augurare, auspicare. Bene ragazzi, io vi saluto, ci vediamo mercoledì prossimo alle 14, mi raccomando,
sempre qui e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, che è una cosa per me molto importante, e anche attivate la campanella, oltre al fatto di iscrivervi anche sui miei social, quindi Instagram o anche TikTok, ma non lo uso più di tanto, quindi Instagram va più che bene. E vi saluto, dai, Jen! Bye bye!